Non è di certo la pioggia a fermare gli alpini, ma questo ormai si sa e come previsto dunque, 80.000 penne nere ieri hanno sfilato lungo le vie di Udine. L'immancabile cappello, qualche impermeabile e tanto orgoglio hanno sfilato al ritmo del 33 per tutta la giornata conclusiva della 94esima adunata nazionale. Circa 600 le penne nere piacentine che poco dopo le 15.30 sono scese in strada con entusiasmo. Per Gianluca Gazzola era la prima adunata da presidente della sezione piacentina. Gazzola ha sfilato accanto al vessillo sezionale portato dall'alpino Roberto Civardi del gruppo di Ziano, con i vicepresidenti Antonio Mantova di Agazzano e Pierluigi Forlini di Borgonovo, nonché l'ex revisore dei conti nazionali Roberto Migli e gli ex presidenti sezionali Roberto Lupi e Bruno Plucani. Molti alpini piacentini hanno svolto il servizio militare in Friuli, nella Brigata Iulia, e tornare a Udine ha rappresentato l'occasione per incontrare vecchi commilitoni e visitare le caserme di un tempo. Diversi gli striscioni portati in sfilata, oltre a Piacenza la primogenita c'erano tra gli altri quelli di Agazzano, Pianello e Carpaneto. Una dozzina tra sindaci e assessori di comuni della provincia di Piacenza che hanno deciso di sfilare insieme agli alpini. Esattamente 10 anni fa era stata proprio la nostra città ad ospitare la Dunata Nazionale, un evento rimasto nella memoria collettiva e che ieri in molti a Udine hanno ricordato ringraziando Piacenza per la memorabile adunata. Nel 2024 l'evento si svolgerà a Vicenza.